Buongiorno amici, vi voglio far conoscere la ricetta dei miei anelletti a forno, quelli che piacciono al mio bambino. Premetto che non è la ricetta originale siciliana. E allora, io avevo del ragù pronto, ho deciso di cucinare gli anelletti nel cake cook, quindi ho messo l'acqua nella ciotola, la pala mescolatrice, ho azionato la temperatura per arrivare a bollore e nel momento in cui arriva a bollore ci cucinerò la mia pasta. Adesso che è a bollore metto il sale, aggiungo la pasta, chiudo e imposto la metà del tempo della cottura indicata nella confezione, perché mi serve una pasta molto al dente perché finirà di cucinare nel sugo in forno. Adesso che la pasta è cotta, o perlomeno è al dente come la desidero, la scolo, la rimetto nel robot e aggiungo il ragù. Aziono il mescolamento, aggiungo un po' di besciamella, verifico che sia abbastanza ricca di sugo, ne aggiungo se necessario e dopo che sarà ben amalgamata la prendo e la trasferisco nella mia teglia. Perfetto, adesso che nella mia teglia aggiungo mozzarella a pezzettini, do una mescolata, poi ne aggiungo un altro po' ed infine aggiungo la mia besciamella, sempre preparata col cake cook precedentemente. Quando sarà ben coperta di besciamella, la spolvero con il grana grattugiato, che ovviamente andremo a grattugiare con il nostro direct prep, e quando sarà ben coperta di parmigiano o grana grattugiata la metto in forno preriscaldato finché sarà ben dorata, la lascio intiepidire e poi la servo al tavolo.